Grazie al tempo che è stato clemente, siamo qui ancora alla GGD number 8, numero 8. Di Milano, sì. Cosa ci vuoi dire sulle Girl Geek? Noi siamo contenti che adesso abbiamo iniziato a Milano, siamo all'ottavo Girl Geek Dinner e adesso ci sono anche in tutta l'Italia, a Roma, a Bologna, nelle Marche, e ci fa piacere perché vuol dire che quelli che sono venuti si sono divertiti, hanno visto che è una cosa che vale e adesso l'hanno esportato in altri città. Quindi forse anche l'anno prossimo ci saranno, non so, a Palermo. Dappertutto. Ma senti, ma vediamo, chi ci guarda da YouTube vede un sacco di belle ragazze e tutti si chiedono: ma come si fa a entrare qua dentro? È la domanda ricorrente nei social media. Oramai. Sono due domande qua, perché separiamo magari le donne belle dall'evento, perché okay. Come funziona l'evento è molto virale, che noi abbiamo un blog e diciamo l'ora e la data in cui aprono le iscrizioni, fine. Cioè, semplice. Questo evento, per esempio, sono 150 persone e si sono riempiti in mezz'ora la lista, quindi non c'è una selezione, qui cioè, quelli che vengono si iscrivono e basta. Io per esempio ho fatto sistemista e adesso faccio una strategia di web, ci sono altri che sono programmatrici, ci sono alcuni che sono blogger in nuovi media, quindi c'è un misto anche di manager di diversi ruoli che le Girl Geek hanno. C'è un insieme di persone qua che sono interessati a condividere e insegnare a altre persone la tecnologia e nuovi media, e questo è fondamentale perché ci siamo. Fantastico.